In queste ultime puntate abbiamo riflettuto in maniera breve, certamente non esaustiva, sulle beatitudini. Potremmo dire che in queste puntate abbiamo dipinto il volto di Cristo. Noi iniziamo proprio queste nostre trasmissioni sulle beatitudini proprio richiamando al fatto che le beatitudini ci risvegliano in noi la figura di Cristo, ci dicono chi è Gesù. Le beatitudini sono una sorta di biografia, o meglio, di autobiografia che Gesù ci ha lasciato di se stesso. E per questo le beatitudini sono l'emblema dell'esistenza cristiana. E io dico anche umana, perché le beatitudini ci fanno entrare nella sostanza della buona notizia. Perché? Come mai? Perché scrive il cardinal Mendoza, è così che noi abbiamo conosciuto Gesù in mezzo a noi. E chi è Gesù? Come noi abbiamo conosciuto Gesù in mezzo a noi? Grazie al Vangelo. Gesù è povero, Gesù è mite, Gesù è puro di cuore, Gesù faceva proprie le lacrime della nostra umanità ferita. Gesù non è rassegnato al male, è impegnato per la pace. Assetato di verità, perseguitato e pronto a soffrire per amore di quella giustizia più grande della nostra, che è la giustizia del regno dei cieli. Allora, la fattibilità, il fatto che le beatitudini si possono vivere veramente, e quindi la forza delle beatitudini viene dal fatto, dalla certezza che le beatitudini sono il ritratto di Cristo, che le beatitudini ci portano appunto a vedere il volto di Cristo. Quando nella scrittura, e precisamente nella lettera ai Romani, San Paolo sottolinea, evidenzia con forza, e dice che Dio, il Padre, ci ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo perché gli sia il primogenito tra molti fratelli. Bene, ci vuole dire che per essere conformi, per conformarci all'immagine di Gesù, dobbiamo vivere le beatitudini. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.